Tutto sotto le stelle. Sono stati questi gli ingredienti dell'aperitivo d'estate, la magica serata all'Anfiteatro Romano di Arezzo, tornata dopo 2 anni di stop forzato. Bellissimo anche il quadro, oltre che la cornice, perché questo anfiteatro è stupendo, ma quello che ovviamente stasera valorizziamo è il messaggio che portano i nostri ristoratori, le nostre imprese e ovviamente tutto il messaggio culturale che c'è dietro e che si fondono in un unicum che ovviamente dà questo avvio a questa nostra stagione estiva e crediamo anche a una ripartenza, una rinascita dopo il Covid, anche in questi momenti difficili di guerra. Un'iniziativa che rientra nell'ambito della manifestazione regionale Toscana Arcobaleno d'Estate. Siamo uno strumento a disposizione della Regione Toscana e del quotidiano La Nazione che hanno ideato questa bellissima iniziativa che si declina ad Arezzo come sempre nel migliore dei modi. La serata è stata caratterizzata anche dall'apertura straordinaria sino alle 23 del Museo Archeologico. Un luogo che custodisce l'identità, la tradizione, però è un luogo anche che ama rinnovarsi, stare al passo con i tempi e dialogare con la città.